Ciao ragazzi, buongiorno. Bene, come promesso, abbiamo scelto le carte nella volta precedente con il tutorial, breve tutorial. Purtroppo, scusate, ma mi si stava finendo la memoria e quindi ho dovuto interromperlo un po' bruscamente. Quindi ora faremo l'analisi delle carte e poi inizieremo una partita. Allora, scusate se qui ho fatto uno screenshot, però chiaramente, dato che le carte sono tante, vi ho messo le più importanti. Dopo ci sono anche quest'altre. Allora, un'arma rocciatura che è sempre utile, due dardi fulminanti utilissimi, un silent utilissimo, un infiltrato Worgen ottimo, un'ascia ottima, un crepitio ottimo, reincarnazione ottima, soprattutto se riusciamo a portarla in combo con spirito ancestrale, dandole entrambi magari a un rantolo di morte, possibilmente o campione dell'arena o super golem pilotato oppure ad altre carte comunque forti che possibilmente che abbiano rantolo di morte. E poi abbiamo allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 4, 5 bei ciccioni efficaci e interessanti. Poi abbiamo una serie di minion che fanno 20 energie insieme che danno fastidio e una OE tramite pecora esplosiva, purtroppo solo una OE, infatti c'era da un po' male, niente tempesta di fulmini. E purtroppo nessuna pecora. Prima ho scelto il signore dei lupi bianchi al posto della rana, ma speravo che me ne dava. Ah, scusate ragazzi, mi suona la porta. Metto in pausa. Ragazzi, scusate per la pausa. Allora, aspetta, controlliamo se è tutto a posto. Sì, a posto, perfetto. Allora, dicevo, una serie di minion che vanno a tenere il board. Il potenziabot utilissimo. Speriamo di riuscire ad avere un bel board pieno in modo da giocare lui e avere un grosso vantaggio. E niente, ragazzi, purtroppo abbiamo poche spell. Speriamo che entrino e che riusciamo a sfruttarle al meglio quelle che abbiamo. E via. D'accordo, ragazzi, iniziamo. Allora, vediamo un po' se l'inizio sarà positivo. Ah, un cacciatore. Avendo un cacciatore ottimo che abbiamo il curabot antico. Allora, l'inizio non è dei migliori. L'inizio non è dei migliori. Io cambierei questi due. E teniamo il segatronchi. Vabbè, via. Poteva andare meglio, ma ci accontentiamo. Passiamo. Salve. Purtroppo non abbiamo neanche una spell per rispondere a eventuali mosse, quindi subiremo all'inizio, può darsi. I primi due turni, se lui ha da mettere in campo qualcosa, potremmo subire. Ah, ottimo. Sempre meglio avercelo subito, in modo che, però, tanto non abbiamo spell, quindi nessun problema. Non temiamo queste cose al momento. Io direi di andare con lui, che ha una furtività, sperando che non abbia il tiro multiplo. Però è quella mana 4, quindi per adesso non lo temiamo. Se non ricordo male è mana 4. Ah, brutta giocata questa, che però possiamo risolvere facilmente. Saggio toglierlo. Saggio toglierlo. Allora, ora potrebbe attivare il tiro multiplo. Quindi, o puliamo il board e giochiamo lui. E io direi di sì.
Ci prendiamo questi due danni in faccia, distruggiamo le orche e mettiamo già. Così ora, da adesso in poi, noi giochiamo e gioca anche lui, chiaramente, ma almeno andremo a dargli un po' fastidio. Allora, un po' indeciso. Dai, ragazzo. Toh, beccati una bella catapultata. Vabbè, tanto togliamogli il segreto. Chissà quale sarà. Chissà quale sarà. Andiamo a lui. Allora, ragazzi, io suggerirei di togliere assolutamente la bestia dal campo. Quindi io farei così. Togliamo lui. Meglio sempre togliere le bestie, ragazzi, perché sennò gli vanno in combo con colpo da cecchino. No, colpo da cecchino, scusate, con... vabbè, la carta che se è la bestia fa 5 danni o se no passo. Bene, bene. Beh, io direi che a questo punto può essere arrivato con 3 creature sul board, io direi che possiamo giocare anche lui. Mettiamo un bel 6-6 in campo. E vediamo un po'. Ti tiri multipli. 6 danni in faccia. Bene. Allora, io direi di fare così. Facciamo così. Pedina, così ci proviamo. Se entra quella giusta. No, non è. Va bene. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sperando che non abbia altre bestie da mettere in carica. Allora, andiamo a pesca. Silenziamo lui. Pedina. Facciamo così. E vediamo se riusciamo a metterlo in crisi. Ho preferito fare così, ragazzi, perché è sempre sconsigliabile lasciare il 2-5 che dà carica alle bestie, perché gli dai un grosso vantaggio. Penso che sia chiusa qui la partita, ragazzi. Ottimo. Perfetto. E la prima è andata. Bene così. Ok, proviamo la seconda. Proviamo la seconda. Vediamo, va bene.
Io a questo punto starei. Ah, bella giocata. Bella giocata. Spruino adesso è ostico. Ma io a sto punto distruggiamo il Garmo. Evasione. Allora. 3-5, ho sempre 3-5 con provocazione. Facciamo che 3-5 ragazzi, purtroppo qui la situazione non è delle migliori. Allora. Ma è brutta carta. Vabbè ragazzi, questa è andata proprio molto male. Questa è andata proprio molto male. Facciamo un'altra, tanto questa dura da poco. Purtroppo ragazzi, non avendo le AOE, avendo solo, speravo che entrasse la pecora esplosiva, che gli davo reincarnazione e la facevo, faccio fa 4 danni AOE, però non è entrata, quindi niente. Purtroppo è riuscito a prendere, c'aveva tutte carte basse in mano e quindi ha giocato molto più di me. Io c'avevo poche carte in mano basse. Bene, togliamo reincarnazione. Ecco.
una carta abbastanza sprecata, aggiungerei. Andiamo di nuovo. Allora, togliamo lei, risolviamo piccoletta, facciamo pedina e andiamo avanti. Ora vediamo Salarissa. Facciamo un'altra pedina. Allora, io ragazzi farei così. Togliamoci lui, anche se sprechiamo il silence. Pazienza. E andiamo a fare un altro po' di danni. L'unica speranza è che non abbia rissa. E spero di, magari adesso un ultra bot ci sarebbe bene. L'ultra bot, il potenzia bot. Potenzia bot sarebbe molto interessante da averlo adesso. Appunto. E noi allora andiamo. Togliamo l'arma. Mettiamo il portale. Facciamo qualche dannetto. 4 e 4, 8. No. Lasciarlo a 1. Preso. Voglio vedere che fa. Non pare che si mette in campo dopo qualche provocazione, almeno l'esperto per toglierlo. Ah, ottimo. A posto, andata bene anche questa, ragazzi. Bene, siamo 2 a 1. Io penso che con questo mazzo si possa arrivare senza problemi a 6, 5, 6 vittorie. Se entrano, se non andiamo troppo in difetto di board, ecco. E vabbè, speriamo di continuare bene. Però, questa è la seconda parte. La interrompiamo qui. Ne abbiamo già fatte 3. Quindi, ragazzi, alla prossima. Ciao.